Tutte le info le troverete nel box sotto al video. Per ogni pallina ci serviranno due parti di base più due parti bianche per la decorazione. Riportare il cartaceo sui fogli di feltro, ritagliare le sagome e procedere all'assemblaggio. Prima di andare ad assemblare le parti, ho ricamato dei piccoli fiocchi di neve con un cotone che uso per l'uncinetto. È un cotone molto sottile, abbastanza ritorto, che mi agevola il ricamo. Come guida ho usato la parte bianca superiore, che poi andremo ad incollare con dei punti di colla a caldo, e tenendomi lontana dai bordi che ci serviranno per andare a cucire le due parti definitivamente, ho ricamato dei piccoli fiocchi di neve in modo molto semplice. Per ogni parte della pallina ho ricamato nella parte centrale tre piccoli fiocchi di neve per riempire lo spazio. Il cartaceo che andrete a scaricare è in A4 e per comodità potrete, come ho fatto io, riportarlo su un cartoncino rigido per poi dissociarlo ed avere le due parti separate. Una volta che avete scaricato il vostro modello, potrete aumentare o diminuire la circonferenza base della pallina a seconda della misura che volete ottenere. Il ricamo andrà effettuato su entrambi le parti base della nostra pallina. Io vado ad occhio, se per voi è più comodo fate dei punti di riferimento laddove volete andare a ricamare i vostri fiocchi di neve. Una volta che abbiamo preparato le due parti di base con il nostro ricamo, dritto all'esterno, quindi rovescio contro rovescio, andremo ad inserire una leggera imbottitura per dare un poco più di volume alla parte centrale della nostra pallina. Chiuderemo poi il tutto con il punto festone e alla fine applicheremo la parte superiore tagliata in bianco con dei punti di colla a caldo. Per andare ad imbottire le mie palline io ho usato dei dischetti struccanti che avevo in casa. Ne ho messi tre per ogni pallina. In questo modo li posiziono centralmente alla pallina, metto l'altra parte sopra con i due ricami, quindi il dritto all'esterno, e partendo dalla parte alta vado a chiudere il tutto con il punto festone. Credo che non ci sia bisogno di spiegarvi il punto festone, perché è uno dei punti base che si usa nel ricamo. È molto semplice da fare. Vedete che io anche qui vado ad occhio. Se per voi è più comodo, createvi dei punti di riferimento a distanza regolare laddove andrete a inserire l'ago poi, per avere tutti i punti distanziati alla stessa misura. Continueremo con il punto festone tutto intorno alla pallina fino a chiuderla definitivamente. Se non avete dimestichezza con il punto festone, fate delle prove su un pezzo di stoffa per prendere la mano e quindi fare punti regolari, perché con il filo in contrasto gli errori si notano di più. Una volta assemblata la nostra pallina, questo è il risultato. Andremo poi ad incollare le parti bianche decorative sulla parte superiore e inseriremo un piccolo gancio per appendere le nostre palline. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e vi aspetto per i prossimi video.